L'umiltà si coltiva riconoscendo che tutto quanto possediamo non è merito nostro, ma dono di Dio, l'insegnamento di Maria sottolineato dal Vescovo nel pontificale a Rapallo. All'alba del 2 luglio la messa nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto in memoria dell'apparizione della Vergine a Sebastiano Descalzo, i doni chiesti dal Vescovo Sanguinetti, pace, salute ed acqua. Invasione di bancarella Chiavari per la fiera in onore della patrona, il caldo non ha fermato i curiosi provenienti anche da fuori città. Puntare ad investire sulle energie rinnovabili, ne è convinto Antonio Gozzi, appena rieletto presidente di Federacciai, certe autorizzazioni, dice, devono essere più veloci e snelle. È uscito il bando per la gestione della miniera di Gambatesa, si tratta di un'indagine di mercato, la scadenza per la manifestazione di interesse è il 15 luglio. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi in apertura naturalmente la pagina dedicata alle feste patronali a Chiavari e Rapallo, che oggi vivono il momento della memoria della Vergine avvenuta il 2 luglio in entrambe le città. A Rapallo questa mattina il pontificale in basilica è stato presieduto dal Vescovo De Vasini, che ha celebrato l'Eucaristia delle 10 prima di procedere alla tradizionale sparata del panegirico. Vediamo. È il Vangelo della Visitazione di Maria ed Elisabetta a dare lo spunto per la riflessione nella giornata del 2 luglio a Rapallo. Nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, dinanzi alle autorità amministrative e militari, il Vescovo De Vasini ha presieduto per la prima volta il rito, ripercorrendo nell'omelia proprio quell'incontro. L'incontro dunque è tra due madri colme di Dio. Maria, la piena di grazia, porta il Verbo del Padre. Elisabetta è ricolma dello Spirito Santo, che santifica il piccolo Giovanni nel suo grembo. I rapallini sono molto legati alle loro tradizioni e sono uniti nella comune devozione a Maria, apparsa a Montallegro il 2 luglio 1557 ad un contadino, Giovanni Chichizzola. La madre di Gesù ha scelto dunque una persona umile, caratteristica che connota il suo stesso agire. Maria accoglie e compie la volontà di Dio, perché è umile e semplice. Non pretende di saperla più lunga dell'angelo, non pretende di capire tutto subito. Gli schemi consueti della storia mondana sono sconvolti, ha spiegato il Vescovo. Coloro che contano gli occhi di Dio, coloro che contribuiscono alla realizzazione del suo regno, non sono i superbi, i potenti, i ricchi, ma gli umili, i semplici, i poveri, quelli che si fidano in maniera incondizionata di Lui. Da qui l'invito. Anche noi, se vogliamo essere beati per la nostra fede, dobbiamo coltivare atteggiamenti di umiltà. La grandezza dell'uomo non dipende dalle sue qualità, ma dalla disponibilità a divenire docile strumento nelle mani di Dio. La tradizione a Rapallo quest'anno è stata rispettata a pieno. Dopo la celebrazione eucaristica nella Basilica, i presenti si sono trasferiti sul lungomare per la tradizionale sparata del panegirico. L'allestimento dei mortaretti, oltre 7.000, è stato curato dal sestiere Borzori. Ad appiccare la miccia che ha dato il via alle esplosioni è stato il Vescovo De Vasini, come abbiamo visto nelle immagini. Dinanzi ad un folto pubblico assiepato sul lungomare rapallese. La giornata di festeggiamenti proseguirà nel pomeriggio alle 18 con la messa presieduta in basilica dal rettore del santuario di Montallegro, Don Gianluca Trovato, e alle 20:30 i secondi vespri, alle 21 la conferenza dal titolo Essere Chiesa Oggi, quali indicazioni emergono dal cammino sinodale, a cura di Monsignor Gero Marino, Vescovo di Savona Noli. La giornata del 2 luglio a Chiavari si è aperta con la tradizionale messa in cui si fa memoria dell'apparizione della Vergine al giovane Sebastiano Descalzo, avvenuta il 2 luglio 1610 alle ore attorno alle 6 del mattino. Nello stesso orario viene celebrata l'Eucaristia all'altare della Madonna, presieduta dal Vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti, che ha affidato alla Vergine le preghiere per ottenere tre doni in particolare. Il popolo fervente. A Maria ha affidato un po' le tre grandi un po' urgenze che viviamo tutti, cioè la pace soprattutto in Ucraina ma anche nel mondo, naturalmente una pace giusta che sia nella libertà, non nella vittoria del più forte, quindi la pace come opera di giustizia, come dice il profeta Isaia, e l'altro, la custodia un po' della salute, quindi
rispetto alla pandemia che purtroppo non ci abbandona completamente, e poi anche solamente il dono dell'acqua, perché in questo momento la siccità che stiamo vivendo in tutta Italia, in particolare appunto nel nord Italia, si fa sentire, quindi direi queste come intenzioni un po' grandi. E poi così affidato a Maria anche il cammino della Chiesa in questo tempo segnato sì dal cammino sinodale che è in atto in tutta la Chiesa, quindi anche le intenzioni del Papa, il suo ministero, anche la sua salute, visto che anche lui ha qualche problema di salute. Ecco, così alla madre si consegna un po' sia le vicende anche piccole, quotidiane delle persone, sia anche le vicende grandi che riguardano il mondo e la Chiesa. Come leggere queste prove che si sommano ad una situazione sociale, anche economica, già difficile, resa difficile anche dalla pandemia? Beh, credo che da una parte queste prove, come dire, hanno dentro di sé, come mi pare, un richiamo, cioè un richiamo nel senso tanto a riscoprire che appunto non siamo noi i signori della vita e della storia, ma la vita è nelle mani di un altro, e dobbiamo forse imparare a essere più, a ritrovarci più figli e a ritrovare quindi quel ritorno a Dio che è fondamentale. E poi sono forse anche un richiamo a un po' a ripensare il nostro modo di essere società. Ricordiamo anche gli appuntamenti che caratterizzeranno il pomeriggio di quest'oggi a Chiavari. Alle ore 18 il pontificale presieduto dal vescovo Giampio De Vasini alla presenza delle autorità civili. Alle 21 il concerto sul sagrato della Basilica di Nostra Signora dell'Orto, il concerto lirico sinfonico dal titolo Vo gridando pace a cura dell'associazione Simon Boccanegra con l'orchestra Chiavari Classica diretta dal maestro Francesco Gardel. E in occasione del 2 luglio Chiavari è stata invasa dalle bancarelle per la tradizionale fiera. Il caldo non ha fermato i curiosi che fin dalle prime ore della mattina si sono mossi a caccia di affari. Regali, regali, diamo bambine, forza! Da dove venite? Modena! Cosa dice di questa fiera? Gente ce n'è, fa tanto caldo. Ma si può fare qualche buon affare? Non più come prima. Se una pazienza si trovano anche degli affari, comunque delle belle cose ci sono. Come va Chiavari? Bene, bene, molto bene. È l'unica fiera dove si ha una boccata d'ossigeno. Tanto è tutto strepitoso, 3 euro, 1 euro. Veramente queste sono rimanenze di fine stagione, anche dell'anno scorso, diciamo, perché comunque col Covid qualche mercato si è perso, quindi sono rimanenze di magazzino. Diciamo che è una tradizione, magari vieni solo guardi perché è una tradizione, basta. Alla fine poi non è che so più molto, dai. Io sono di America. Questa fiera cosa dice? È bellissima, è grande, pieno di gente. Sei venuto a trovarci nel punto migliore della fiera. Questo è proprio un piccolo angolo toscano, partiamo dalla porchetta, come poi il salame, la finocchiona, la soppressata, il mallegato, il lampredotto. La vera specialità fiorentina. E noi vi aspettiamo qui a Chiavari, come tutti gli anni. Cosa hai trovato sulla fiera? Io compro sempre berretti, faccio la collezione di questi. Berretti? Berretti. C'erano proprio 200 a casa. Che bello, in fiera. È in fiera, a 91 anni, vedi? Chiavari è meravigliosa, comunque sia con la fiera e anche senza fiera. Tutta l'Italia parlerà della nostra estrazione di succhi. Consiglio anche a voi di avvicinarvi e di vedere come funziona veramente. Beh, ma complimenti. La ringrazio molto. Bene, ricordiamo che la fiera rimarrà allestita per tutta la giornata di oggi, quindi è visitabile sino a questa sera. Ora cambiamo argomento, la siderurgia italiana si gioca la sopravvivenza del settore sulla capacità di innovare e di essere sostenibili. Ne è convinto Antonio Gozzi, appena rieletto alla guida di Federacciai, che da mesi lavora sui dossier della transizione energetica. Lo abbiamo intervistato. Comprare sempre di più energia rinnovabile, investire sempre di più in energia rinnovabile, perché questo non soltanto consentirebbe di completare i processi di decarbonizzazione del settore, ma anche di stabilizzare i costi dell'energia elettrica.
La strada indicata da Antonio Gozzi, appena rieletto presidente di Federacciai, è la sfida di queste ore per fronteggiare l'esplosione dei costi di energia elettrica e gas che, in prospettiva, potrebbe provocare problemi sociali anche gravi. Il tema vero, prosegue Gozzi, è quello delle autorizzazioni. Il ministro Cingolani e il governo Draghi, spiega, hanno fatto passi avanti sul tema delle semplificazioni, ma occorre fare di più. I siderurgici hanno fatto un'indagine per capire quanto terreno hanno nei loro compound industriali per installare soprattutto del fotovoltaico, e hanno messo a disposizione più di 1.000 ettari, che significano quasi 800-900 megawatt di fotovoltaico. Bisogna che queste realizzazioni possano essere fatte con una semplificazione assoluta, cioè nei compound industriali non c'è nessun interesse paesistico o culturale da difendere, quindi non si capisce perché la sovrintendenza possa dire la sua. Qualcosa è stato fatto fino a 20 megawatt, bisogna anche qui fare di più. Quella italiana, prosegue Gozzi, è una elettrosiderurgia. Su 24 milioni di tonnellate di acciaio prodotte in Italia, l'80% è fatto con forno elettrico. È un comparto eccellente e decarbonizzato, spiega, segno di un percorso pragmatico che deve proseguire senza ideologismi o estremismi. Il paradosso è che per non far funzionare le centrali a gas, oggi la Germania sta andando a carbone a tutta forza, e questo dimostra come in una situazione di grave crisi internazionale bisogna essere razionali, adattivi, pragmatici, il che non significa perdere di vista l'obiettivo che è là e deve essere perseguito, ma attuarlo con realismo e senso delle cose pratiche. Si è spento all'ospedale Galliera di Genova Stefano Monti Bragadin, già professore della Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Genova, storico, sociologo e persona molto conosciuta anche nel Tiguglio. Frequenti le sue partecipazioni a convegni, iniziative ed incontri di carattere culturale. Collaboratore della Tigugliana, aveva partecipato ad inizio anno al convegno italo-francese ospitato a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure su Napoleone e l'intitolazione della cittadina riverasca all'imperatore di Francia. Lascia la moglie Raffaella Saponaro, a sua volta scrittrice e autrice di libri. È stato pubblicato il bando per la gestione delle miniere di Gambatesa in Val Graveglia. Era il passaggio tanto atteso per arrivare alla riapertura del sito. Si tratta di una indagine di mercato che consentirà uno svolgimento più veloce e corretto della gara vera e propria. Gambatesa è pronta, pulita, in ordine e migliorata nei suoi spazi e percorsi di visita. Ed ora ecco finalmente il bando per la gestione. Atteso da tempo, la stazione unica appaltante regionale ha pubblicato l'avviso di consultazione preliminare di mercato per l'affidamento della concessione, che avrà una durata di 10 anni. La scadenza per presentare i documenti da parte degli interessati è alle 12 di venerdì 15 luglio. La procedura precede la gara vera e propria, che partirà subito dopo, e dà la possibilità di vedere in anteprima il materiale necessario, una sorta di raccolta informazioni per consentire poi una gara corretta, trasparente e senza intoppi. I concorrenti, tra le altre cose, sono chiamati a presentare una proposta di gestione del sito minerario, dall'accoglienza al museo, dall'attività didattica a quella scientifica, poi l'area ristoro, la vendita dei gadget, la comunicazione, la gestione del rifugio e della foresteria, la sicurezza e il piano tariffario. Senza dimenticare la manutenzione della miniera, che nel suo complesso richiede una spesa annua stimata di circa 20.000 euro. I responsabili del Parco dell'Aveto, proprietario dell'area, sono fiduciosi e soddisfatti di questo passo avanti e attendono di vedere come andrà in queste 2 settimane, se e chi si presenterà. La riapertura di Gambatesa, anche se tutto dovesse procedere nel migliore dei modi, comunque difficilmente avverrà prima di settembre. Siamo arrivati alla fine di anche quest'altro percorso, dopo aver passato il 2021 a lavorare per ampliare il percorso di visita dentro la miniera di Gambatesa, quindi non abbiamo trascorso inutilmente il periodo di chiusura, quindi adesso possiamo restituire al pubblico, alle visite, a tutti quelli che stanno aspettando nel territorio per la ricaduta economica indubbia che porta, ma soprattutto per il turismo, ma soprattutto tutti quanti che stanno aspettando di poter di nuovo visitare la miniera di Gambatesa sul trenino dei minatori. Siamo finalmente pronti.
L'istituto comprensivo di Rapallo ha ottenuto 100.000 euro grazie ai bandi EduGreen e Ricominciamo 2022, finanziati da fondi strutturali europei. Il progetto EduGreen promuove la realizzazione di laboratori di sostenibilità ambientale per il primo ciclo attraverso la sistemazione del giardino della scuola, dell'orto didattico, dei giardini a fini didattici innovativi e sostenibili. Ricominciamo 2022 permetterà l'attivazione del piano estate che si propone di far recuperare nel periodo estivo ai ragazzi la socialità. Il finanziamento alla scuola rapallese è il secondo più alto in Liguria. E ora andiamo sul nostro sito teleradiopace.com per un servizio che ha ripreso il suo corso proprio in questo periodo estivo. È ripartita la Corrierina del Mare, servizio di collegamento tra le frazioni e i punti principali di Santa Margherita Ligure. Resterà attiva sino al 4 di settembre, da lunedì a domenica, dalle 6.30 alle 20.30. Sino al 31 agosto, invece, il servizio della linea 782 che collega Santa Margherita Ligure a Portofino si amplia con 10 coppie di corse che si aggiungono alle 53 che già collegano le due località. La frequenza sarà ogni 15 minuti anche nella fascia serale. Per i turisti è attivo da oggi, tutti i fine settimana sino al 4 settembre, il bus navetta spiaggia di Sori Parcheggio Campo Sportivo e quello che collega i campeggi di Sestri Levante con il centro città e le spiagge. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi ci ritroviamo con tutti gli ultimi aggiornamenti. La tassa nascosta, il titolo in primo piano su Avvenire. In giugno inflazione all'8%, mai così alta dall'86. Per i carburanti i rincari al 40%. La politica italiana, Draghi, Conte, 48 ore per decidere, lavoro estivo e stretta su reddito di cittadinanza. Il conflitto, l'attacco di Mosca nel sud, 1 milione di ucraini deportati in Russia, ancora missili sui civili, ancora morti, sono 21. In un'intervista Francesco dice: Papa, finché Dio vorrà, guerre giuste non ci sono. All'interno del quotidiano una riflessione su quello che accade in America, così negli USA i poveri e i neri sono espulsi dai centri urbani. Il volto delle metropoli cambia a vantaggio di classi sociali privilegiate, alimentando una forma silenziosa di razzismo. In pratica che cosa accade? Allontanare i residenti è il primo passo di un progetto ormai uguale in tutto il mondo, abbattere i vecchi edifici popolari per far spazio a nuove costruzioni. In primo piano sul secolo XIX l'inflazione che vola all'8% e poi Odessa, missili sui palazzi, Zelensky, russi, terroristi. A 7 parla un sopravvissuto, l'urto come una bomba e c'è un video. E tra il 7 bello e l'oro c'è di nuovo la Spagna, lo sport, Grecia KO di pallanuoto, domani la rivincita del 2019. Su Levante, saldi in Riviera troppo presto, adesso speriamo che funzionino. Ascom, Confcommercio e CIV puntano soprattutto sui turisti. Molte attività di Santa Margherita Ligure attendono qualche giorno. Le svendite da oggi sino al 18 di agosto. Dalla prima pagina all'interno, Portofino, terzo ricorso respinto, il comune gestirà porto e autosilo. La decisione del TAR dopo Nautica Boldrini e Sea Group è stata la volta di SGE. Via Cava, potenzieremo l'organico della nostra Mare SRL. Boom di contagi nel Tiguglio, in un mese sono quintuplicati, sono oltre 1000 le persone positive, a inizio giugno erano poco più di 200, solo Coreglia e Santo Stefano Covid free, ASL 4, infezione per 50 operatori. E più sotto, mascherine sul luogo di lavoro, sempre meglio essere prudenti, nel nuovo protocollo scompare l'obbligo di indossare le protezioni. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con la redazione, per noi Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, un saluto a tutti. Notizia di questa mattina che la giuria della 13ª edizione del premio Bontà Donnando Negri ha conferito il riconoscimento ad Enrico Devoto di Borzonasca. Inoltre la giuria ha deciso di ricordare con una segnalazione speciale la comunità ucraina di Chiavari. Il premio Bontà sarà consegnato a Enrico Devoto nel pomeriggio di sabato 9 luglio prossimo al centro di San Salvatore, al villaggio del ragazzo, al termine della messa che sarà celebrata alle 18 in occasione dell'addio a Donnando, l'annuale celebrazione in memoria del sacerdote scomparso il 6 luglio del 2006. È tutto, a te la linea.
Grazie, abbiamo una notizia sportiva per il nuoto, ottimi piazzamenti per 6 atleti della Rapallo Nuoto schierati ai campionati italiani master di Riccione. La formazione porta a casa 12 medaglie, di cui 5 ori, 5 argenti, 2 bronzi e diversi ottimi piazzamenti. Severino Barbagelata nella categoria M60 ha vinto 3 ori, 2 primi posti e un bronzo per Fulvio Tuvino, 3 argenti per Salvatore Degliana. Nella stessa fase, ma categoria M70, Diego Zamorani ha conquistato rispettivamente un bronzo e 2 argenti. Ottimi piazzamenti anche per Elena Gardella e Fulvia Marussi. Il prossimo impegno sarà nei campionati italiani in acque libere di Piombino, che si svolgeranno dall'8 al 10 luglio. Ora vediamo invece quali sono gli appuntamenti che ci attendono per il pomeriggio e la serata di quest'oggi. Appuntamenti in agenda per sabato 2 luglio. A Chiavari, nelle vie del centro, si svolgerà la tradizionale fiera del 2 luglio, bancarelle allestite dalle 8 alle 20. Prima giornata di gare per il 38esimo rally della Lanterna al 6° rally della Val d'Aveto, dalle 8.30 lungo la strada di Caselle, via alle verifiche tecniche seguito dai test con le vetture in gara. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, prima prova lungo la provinciale del Monte Penna. Nuovo appuntamento alla Galleria Grasso della Società Economica di Chiavari con la mostra Racconti Oltremare. Fino al 17 luglio espone Marino Iotti, inaugurazione alle 11, visite tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, escluso lunedì mattina. All'Ascito Cuneo di San Colombano Certenoli, dalle 15 alle 17, laboratorio del Museo Tecnologicamente di Ivrea della Fondazione Natale Capellaro. Lavagna in musica nel fine settimana con i concerti itineranti dei corpi musicali di Bedonia, Fontanellato, L'Urago d'Erba e Rapallo. Dalle 18 sfilata per le vie cittadine e a seguire esibizione delle bande in piazza Marconi. A Bogliasco si svolge la prima edizione di Bohème, Bogliasco Estate Musica, un festival con musica originale sul mare. Concerti dalle 19 con i diversi gruppi sui palchi allestiti tra il molo e la spiaggia. Nell'area Belvedere a Cogorno, seconda giornata della 17esima edizione del Re Raviolo, organizzata dall'Associazione della Ciappa e dei Tessaiò e dall'Unione Sportiva Cogornese. Apertura ristorante alle 19.30, serata in musica con l'orchestra di Raf Benzoni. Alle 21 in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari va in scena il concerto lirico-sinfonico Vo gridando pace a cura dell'Associazione Simon Boccanegra con l'orchestra Chiavari Classica, dirige il maestro Francesco Gardella. Al Teatro Conchiglia di Sesto Levante, a partire dalle 21.15, concerto degli Alive che riproporranno la storia del pop, rock e della disco music. Alle 21.30 all'Auditorium Ospitalia del Mare di Levanto, concerto alla chitarra di Carlo Pignatta, in collaborazione con il Circolo Culturale Saturnio di Moncalieri. A Rapallo, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Nostra Signora di Montallegro, alle 21.30 al Chiosco della Musica, concerto della Banda Musicale Cittadina, diretta da Daniele Casazza. Alle 22.45 sul Lungomare l'Accensione dei Mortaletti. Alle 23, spettacoli pirotecnici con il Palio dei Sestieri. Tanti dunque gli appuntamenti che ci attendono, ne aggiungo uno, quello con l'informazione di Telepace che ritorna questa sera alle 19.15, 20.20, 22.45. Vi ricordo alle 18 in diretta dalla Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto il solenne pontificale presieduto dal Vescovo Giampio De Vasini in occasione della solennità patronale di Nostra Signora dell'Orto. È davvero tutto, grazie per averci seguiti sin qui, buon proseguimento di giornata e buona domenica.